Buongiorno ragazzi, allora oggi non siamo qui a montare il pedasprint, ma il pedasprint è già montato da 8 mesi su sta macchina ed è venuto a trovarmi, è stato uno dei primi a mettermi la recensione su CM3 Car Service su Google e è venuto qua a dire: oh Jerry, è una bomba, è perfetta, va benissimo la macchina. Allora ho detto: facciamo così, facciamo un video dove tu sei un testimonial del pedasprint montato da 8 mesi. Ci facciamo un video, dici la tua sensazione, la tua prova negli 8 mesi, come la guidi, in che modalità la guidi, e vediamo un po' il da farsi. Così abbiamo una recensione di un prodotto montato da 8 mesi. Macchina l'ha montato il modulo che la macchina aveva 2 mesi. Fa un anno adesso la macchina questa qua. Perfetto, dai, andiamo su da Mirko. Mirko, ciao Jerry. Buongiorno. Buongiorno, stavo descrivendo il perché sei venuto a trovarmi, il motivo. Guarda, ringraziarti. Mirko, stacco, smolotini un attimo, ti stacco il portatarga e partiamo. E partiamo. Ecco, questo è un primo video. È il primo video che facciamo della recensione del dopo montaggio del post, sì. Ormai lui ne sa più di me. Tac. Adesso Mirko, quanti chilometri su? 17.000. Tu l'avevi montata che la macchina era praticamente... aveva 3.000 chilometri. 3.000 chilometri. Buono. Lui già parte in sport. E siamo in modalità sulla macchina invece? Normal. Ok Mirko, vai dove vuoi, tanto sono, guarda, tanto le strade le sai. E Mirko, adesso ti sei abituato praticamente al pedale. Sì. E anche la tua, che motorizzazione è? 1.300 cilindri? 155 cavalli. 155 cavalli questa. E anche lui lamentava del pigrizia e bassi giri, giusto? Sì, praticamente il pedale non dava quella sensazione non prendeva bene, sì, aveva quel lag, diciamo così, ecco. Sinistra, sì, tanto bello, sai. Sì, della zona, esatto. Che, aspetta, me lo sono trovato in officina, ho detto: oh, guardalo Mirko, buongiorno. E fai conto che erano 8 mesi che non ci vedevamo. Sì, 8 mesi, sono passato un po' di volte, ma visto che eri impegnato, allora ho detto... No, beh, sei fatto bene a fermarti. Guarda, così facciamo anche una video recensione del prodotto montato da 8 mesi sulla macchina. Sì. Io sono pienamente soddisfatto perché la macchina è tutta un'altra cosa, veramente... mi diverto ad andare in giro. Mizzega, ci credo. E cosa ti volevo dire? Hai avuto problemi nell'app? C'è stato qualche problema in generale, intendo, così lo possiamo dire anche agli sviluppatori, se c'è qualche problema. Ho avuto qualche bug l'app? Mai avuto problemi. Bene. Aggiornamenti sono arrivati, sì, giusto? Mi sembra 2 o 3 in giro di 8 mesi. Perché come arrivano a te, arrivano anche a me. Tre aggiornamenti dell'app. Se non 4. Perché l'ultima volta che sei venuto non ce l'avevamo, lo scatto da 0 a 100 non c'era. E non c'era lo smartwatch. Sì, non c'era neanche quello. Adesso lui cosa ha fatto? Lui ha scaricato lo scatto da 0 a 100, grande, e si è già fatto il calcolo da 0 a 100, 7 secondi e 9. Più o meno, sì. Più o meno, con le gomme invernali. Vabbè ragazzi, io non so da originale quanto faccia sta macchina da 0 a 100. Beh, allora dalla casa dovrebbe essere 8,7. 8,7? 8,9 dalla casa. E tu hai fatto 7,9 con le gomme invernali? Sì. In sport? No, in normal e race. Ah, normal e race, sì. Grande figata. Grande Mirko. Ciao, togliamo un attimo. E così si siede la macchina. Si siede. Caspita, adesso verrà mia cognata che ha la Puma 1.300 cilindri, 125 cavalli, venduta, ha fatto i tre anni, no? L'ha data dentro col cambio manuale e ha preso la stessa macchina, identica, mi sembra anche lo stesso colore, col cambio
automatico. Okay. Quindi vedremo poi la differenza. La differenza la vedrà lei ovviamente col cambio manuale che aveva prima, col cambio automatico adesso montando il pedal sprint. Ma l'avevo già fatto una Puma col cambio automatico. Non c'è il video però ovviamente, ci sono solo le foto. Mi sembra che era sì, automatica, era di un mio collega. Bianca. Bianca. Sì, esatto, quella lì. E quando sei, quando, anche lui... quando sei venuto a montarlo te, la figata del video non era ancora attiva. Quello no. Già adesso proviamo a cambiare. Dai, vai. E già se... La macchina già andata. Senza. Attacca subito. Sport. E già e riprende ancora di più. Raise. E prende, ragazzi, si sente benissimo nel cambio delle varie impostazioni sulla facciamo sedere e torna indietro. Ieri mi hanno detto di mettere la telecamera sul vetro, yeah, che riprende direttamente il contagiri, contachilometri, per vedere la velocità del contagiri quando la spostiamo nelle varie modalità. Mi comincia a essere più complicata la situazione qua, perché dopo per fare esatto devi fare combinare i due video. Vedremo come fare. È un casino. Però... chiamare il video. Bravo, bravo. Perché dopo comincia a essere un problema. Adesso facciamo col telefonino, tutto bello, una cosa veloce. Ma facendolo con due telecamere, cioè telefonino e telecamera, vedremo, dai, vedremo. Cambia tantissimo. Sì. Ragazzi, cambio manuale, se marce, ha le varie modalità. Adesso. Tac, cambiato. Eco. E si siede. Sport. E prende. E siamo in comfort. Bene, tu pedal block l'hai provato, funziona? Proviamo anche adesso. Non va. Ah no, deve essere ferma. Deve essere ferma, sì, sì. E finché sa mai che lo tocchi, non va più la macchina. No, no, deve essere ferma. Deve essere ferma la macchina. Esattamente. Bene, Mirko, guarda, io sono contento che sei passato per questa recensione. Sì. Vedete come tira sta macchina, ragazzi, porca miseria. E parliamo di una cosa più seria. Dimmi. I consumi? Consumi dipende dal piede, come dico sempre. Perché se fai l'asino... Ovviamente. I consumi... Però usandola normale si attesta su... 15, 16, questa. Perché tu. Se no, se fai un po' con l'asinello. Beh, certo. 13. Molto bene. Dai. Ma va, tira sta macchinina qua, ragazzi. 1.3 cilindri, 150 cavalli. 50 o 55? 155. 55 cavalli. Non togliamo niente. Differente, è un 1000, lo senti che sì, beh, certo, sono diversi i cavalli di un 1000 e di un 2000, però ovvio c'è sempre qualcosa, però di interessante. Sì, perché ho provato tante 125, perché questa cavalleria difficilmente la gente la compra, cioè devi proprio pensare di comprare questo tipo di 155, sono tutte 125, tutte, la maggior parte sì. Ma questa qua va veramente bene. E poi stiamo parlando di una Focus, quindi una macchina leggermente più grande della Puma. Poi la tua è quella rialzata, giusto? Sì, è l'Active, è quella l'Active. Alta, più alta di 3 cm rispetto alle ST Line. Bene, si sentono anche i DOS. Quindi Mirko, ti faccio la domanda, consigli il prodotto? Io sì, perché ti fa cambiare lo stile di guida e ti fa divertire andare in giro. Perfetto. Leva quel lag imbarazzante che hanno sul pedale dell'acceleratore le auto moderne. In rotonda. Guarda, e pattina, eh. Cioè, ragazzi, in rotonda prende subito. Bene, allora ragazzi, pollice in su, iscrivetevi al canale. Mirko è ripassato a trovarci per una grande recensione. Grandissimo Mirko, ti ringrazio. Iscrivetevi al canale, un pollice in su, Cima Tracker Service vi aspetta. Qualsiasi prova, prova gratuita, facciamo la prova gratuita. Se non vi piace qualsiasi problema, lo tiriamo giù, amici come prima.
e invece vedrà che andranno a casa sempre col modulo attaccato. Io ho fatto 50 metri e gli ho detto lascialo su. 50 metri ha fatto, subito se n'è accorto. Ma infatti, Mirko, qualsiasi persona l'ha montato, ma su qualsiasi tipo di auto, cioè, no, lascialo là. Oh, porca miseria. Guarda, eccolo qua. Qua è nell'app dello scatto da 0 a 100, sta calcolando la velocità, ovviamente. Se troviamo la strada chiusa. Dove la troviamo? È impossibile, vabbè. Niente, strade chiuse qua non ne abbiamo, siamo... La proverà lui, ci farà sapere. Comunque l'ha già fatto, 7,9 su sta macchina. Mirko, grazie mille. Grazie a te. Grazie ragazzi, alla prossima.